Grazie mille, buongiorno a tutti. Io sono Alessio Sarcina, parlo per conto di One Team oggi, sono Innovation Consulting, appunto mi occupo di progetti di implementazione BIM e GIS all'interno delle realtà aziendali italiane. Oggi in particolar modo parleremo del Facility Management in relazione al mondo del BIM. Per dare appunto un'inquadrata alla tematica, si fa riferimento al Facility Management quando parliamo del BIM 7D come dimensione riconosciuta da normativa per questo particolare approccio e per questo particolare uso che viene in qualche modo riservato al modello BIM stesso. Con questo che cos'è che voglio dire? Che all'interno di un processo di progettazione BIM o all'interno del processo stesso BIM si arriva a un punto particolare che è appunto subito successivo a quello che è la consegna delle Svilt, in cui nasce un nuovo modello che può essere gestito all'interno della procedura. È un modello che riceve in eredità tutto quello che è il bagaglio informativo che possiamo definire come PIM, anzi, non è che possiamo definirlo, è definito PIM, cioè il Project Information Model, cioè quindi tutte quelle informazioni, sia geometriche che di popolamento delle informazioni associate al modello stesso, che fino a quel punto è servito per accompagnare il nostro modello alla fase di progettazione e costruzione di quest'ultimo. Quindi possiamo immaginare appunto che dall'istante in cui nasce e si conclude l'esbuilt e parte la vita nominale dell'edificio stesso, con esso nasce anche un nuovo modello che, se applicato appunto un'operazione di transizione di quelle che sono le componenti dell'informazione associate alle geometrie che fino appunto all'istante precedente erano riferite alla costruzione e alla progettazione, possono essere trasformate in quelle che invece sono quelle definite da normativa le Asset Information Model, cioè tutte quelle informazioni che saranno utili all'operatore, all'utente e a di fatto qualsiasi tipo di figura che si troverà ad interagire con l'edificio una volta costruito e che sarà conseguentemente connesso al modello BIM stesso. Ma entriamo un pochino più nello specifico e cerchiamo di capire in dettaglio di che cosa si sta parlando. L'Asset Information Model è quel modello informativo appunto di gestione strategica dell'asset, il quale raccoglie tutte le informazioni legate alle fasi di esercizio, manutenzione e gestione dell'edificio. Bisogna immaginarlo appunto come quindi un database, il quale contiene dati grafici come possono essere disegni, modelli 3D, ma non solo, anche tutta la parte documentale, schede tecniche, manuali, contratti, informazioni sulle prestazioni dell'edificio, intendo prestazioni di qualunque tipo, non solo dal punto di vista energetico, e in generale metadati. Che cos'è che servono di fatto queste informazioni associate all'edificio stesso? Servono a gestire i lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, ad esempio, oppure le riparazioni, di ristrutturazioni, cambiamenti della proprietà, cioè accompagnano quella che è la vita nominale dell'edificio aggiornandosi costantemente, o meglio, vengono aggiornate, o il modello BIM stesso viene immaginato come un database condiviso possibilmente. Adesso ci allacciamo al discorso della condivisione del modello e delle informazioni stesse affinché possano essere consultabili da tutti. Quando si ragiona a questo livello, bisogna immaginare a questo livello di dimensione del BIM, bisogna immaginare che il contenuto informativo non può che essere di fatto condiviso in ambiente di condivisione dati, perché a differenza di tutti gli altri iter di sviluppo del modello che prettamente riguardano la fase progettuale, in questo specifico istante, quindi alla nascita del modello per l'uso e la manutenzione, il BIM diventa uno strumento utile non solo ai progettisti, ma a tutta quella popolazione di soggetti che si troveranno a dover interagire con il modello stesso. Cioè il vero punto di svolta tra quella che è la progettazione ingegneristica e architettonica e quello che invece è il mondo esterno, che invece andrà a in qualche modo inglobare al suo interno anche utenti che saranno semplici utenti dell'edificio stesso.
In questo momento si ha il punto di contatto tra un soggetto che prettamente dal punto di vista tecnico non ha mai eseguito alcun tipo di operazione e invece il modello stesso che è stato generato da soggetti che erano addetti alle opere di progettazione stessa. Quindi il concetto che sia condivisa questa informazione è di fondamentale importanza. Il fatto che ci siano queste informazioni, modelli direttamente accessibili e facilmente accessibili da ambienti di condivisione diventa una condizione sine qua non. Quindi quando si parla di facility management, si dà conseguentemente per scontato che tutta la progettazione sia partita tramite un iter che già dall'inizio era impostato per essere collaborativo e integrato. Questa è un po' la grossa svolta del facility management, perché va ad integrare e a in qualche modo rendere partecipe di tutta quella massa di utenza che fino a ieri non aveva niente a che vedere con il modello e con la progettazione stessa. La rende partecipe e fornisce ruolo all'interno di una sezione che fino a ieri non era accessibile da parte degli utenti. Perché è così importante ed è così in qualche modo cruciale il concetto di facility e il concetto della generazione di questo modello? È importante perché anche la chiave di lettura stessa nei confronti degli interventi architettonici e ingegneristici è completamente cambiata. L'approccio alla progettazione oggi si rifà a concetti che riguardano l'intero ciclo vita dell'edificio, che quindi non termina come veniva appunto definita, o dalla culla al cancello quando si consegna il prodotto o l'edificio stesso, ma riguarda l'intera capacità di gestione del ciclo vita dell'edificio, conseguentemente dalla culla alla tomba. Non peraltro, i costi, se vogliamo vederla in termini di life cycle costing, l'approccio alla progettazione, ma l'approccio in generale alla gestione del bene ingegneristico che si va creando, generando, che sia in termini edilizi, quindi BIM verticale nei confronti del building, che sia in termini di building di infrastruttura, quindi BIM orizzontale, ci sarà necessario occuparsi di tutta quella che è la fase che invece va proprio dal cancello allo smaltimento, alla tomba appunto dell'opera stessa. Anche perché se osservato il grafico di distribuzione dell'impatto dei costi in chiave life cycle, al termine della costruzione, lo sforzo di aver incrementato il modello BIM e di aver incrementato tutta l'opera informativa adesso associato non va a coprire nient'altro che uno spiraglio del 25% di quello che sarà il costo associato a quell'edificio, lasciando totalmente in qualche modo ingestito il rimanente 75% invece, che in termini di costi l'opera stessa andrà generando nel tempo. Quindi lo strumento che noi dobbiamo in qualche modo sviluppare, avere a disposizione per la gestione, deve aiutarci a controllare quel 75% stesso. Quando si parla di costi, non si parla solo chiaramente dal punto di vista economico, ma oggi si fa riferimento a una moltitudine di elementi, tra cui anche il costo ambientale. Infatti, la logica della sostenibilità e del facility management spesso hanno un grosso punto di contatto. Più verrà gestito in maniera significativa e con attenzione il bene stesso, più sarà facile garantirne la sua durata nel tempo, della vita nominale. Più le operazioni di uso e manutenzione saranno allineate con quelle che sono le buone logiche di approccio all'ecosostenibilità, più il bene nel tempo avrà un impatto basso. Quindi diciamo che queste due dimensioni del BIM convivono, la dimensione della sostenibilità e del facility convivono. Tant'è vero che protocolli di certificazione olistica
citano espressamente o riservano alcuni elementi di alcuni sistemi di valutazione proprio a come gli utenti andranno a gestire i beni che hanno a loro portfolio, per esempio, per quanto riguarda il concetto di real property. Facciamo un esempio: Brimi News è un sistema di valutazione e certificazione progettato per aiutare in gestione degli asset immobiliari a ridurre e migliorare le prestazioni ambientali, in particolar modo riferito a edifici ad uso commerciale. Ma anche la LEED ha generato un protocollo di certificazione olistica totalmente riservato all'uso e manutenzione, quindi come viene effettuato il miglioramento di un'opera esistente, quindi come viene gestito nel tempo, come lo migliori, nonostante appunto l'edificio stesso sia un'opera esistente, non è soltanto un edificio di nuova costruzione. Quindi io sul costruito, sulla gestione, come posso intervenire con determinati tipi di prassi, riesco e posso ad arrivare ad ottenere certificazione, perché appunto i due concetti sono fusi. A differenza dei primi due esempi, anche il protocollo InVisions, che invece fa riferimento al BIM orizzontale, quindi al mondo delle infrastrutture, cita espressamente affinché uno possa raggiungere determinati punteggi pro sostenibilità stessa, va chiedendo al progettista stesso quale sarà lo strumento che verrà utilizzato per gestire la manutenzione a lungo termine dell'infrastruttura stessa. Questo è il protocollo InVision, appunto, che lo chiede espressamente al punto 2.3 e al punto 2.4. Quali sono i servizi interessati dal facility management? Cioè, quali sono le operazioni che effettivamente io vado eseguendo sul mio immobile e che posso conseguentemente trasferire nel bagaglio informativo del mio modello? Possiamo dividerle principalmente in due blocchi: i servizi interessati appunto dall'asset management, che sono la manutenzione ordinaria e straordinaria, piuttosto che i servizi di pulizia, la valutazione della sostenibilità stessa, di come il mio edificio in qualche modo o la mia infrastruttura si sta mantenendo nel tempo in qualche modo, la gestione energetica, la prestazione conseguentemente dell'edificio, ma anche la gestione degli arredi. Al tempo stesso possiamo invece identificare sotto la voce locazione, noleggio e gestione degli spazi, che siano indoor o outdoor, tutti quei servizi che hanno a che vedere, per esempio, con l'ottimizzazione del portfolio, con l'amministrazione della proprietà, la ricollocazione interna, perché bisogna immaginare appunto che le opere che nel tempo di ristrutturazione e di ricollocazione interna, che nel tempo un edificio, per esempio, adibito a servizi, in qualche modo dovrà avere. Più sarò abile ad avere una banca dati a disposizione che agevolmente mi fornirà le informazioni necessarie per adottare determinati tipi di strategie progettuali per cambiare destinazione d'uso, magari più sarà facilitata l'operazione stessa. Ma al tempo stesso possiamo anche pensare a opere, a servizi interessati che riguardano la contabilità, il controllo, la rendicontazione economica associata all'edificio stesso. Quindi qual è al modello stesso, scusate. Quindi qual è il concetto di base? Il concetto sta nel trovare qual è la soluzione software per la gestione unificata di tutti quelli che sono i servizi interessati al facility management stesso. Quindi oggi sono qui a presentarvi la soluzione Archibus, che appunto è una soluzione di alto livello rivolta a proprietari e operatori immobiliari, che permette in un'unica piattaforma di aggregare e collegare e analizzare i dati degli asset provenienti da ambiente BIM in un'unica soluzione. Quindi che cos'è che consente? Se vogliamo suddividere questo software in tre macroblocchi, possiamo sicuramente identificare la sezione che riguarda la gestione del portafoglio immobiliare in termini appunto di gestione dei singoli asset, di rendicontazione, piuttosto che
verifica dei contratti di locazione e quant'altro. Il secondo blocco invece è dedicato alle prestazioni edilizie, grazie al quale attraverso dei moduli specifici riesco a gestirne la manutenzione, le risorse, a verificarne le conformità nei confronti dei regolamenti che magari cambiano, riesco a gestirne le risorse interne ed esterne, riesco a dare un po' un overview di questi aspetti, fino ad arrivare ai moduli dedicati alla gestione dello spazio. In termini di che cosa? In termini di prenotazioni, gestione spazi e pianificazione strategica degli ambienti indoor, ma anche outdoor. Poi dopo andremo in dettaglio a vedere alcuni di questi moduli per comprendere meglio che tipo di operazioni consente il software stesso. La cosa interessante da sottolineare è che Archibus è assolutissimamente interoperabile con i prodotti Autodesk. One Team risulta sul territorio nazionale, ma non solo, Platinum Partner per i prodotti Autodesk. Conseguentemente, noi abbiamo sempre cercato soluzioni che possano interagire facilmente con i nostri clienti e con soluzioni che noi abbiamo già implementato in diverse realtà. Archibus stesso, appunto, facilita l'uso del CAD e del BIM per la gestione dello spazio per le operazioni di manutenzione. Quindi è garantito il flusso di informazioni che deriva da un processo di progettazione BIM alle opere di facility management che uno intende sviluppare all'interno della piattaforma stessa. In assoluto, diciamo che è la suite più completa di soluzioni software per la gestione del ciclo vita degli edifici. È assolutamente integrabile con soluzioni BIM, appunto, e permette la gestione centralizzata dei dati. La cosa interessante di questa soluzione è che, oltre a essere interoperabile con prodotti Autodesk, è anche interoperabile con prodotti ESRE, quindi non solo permette di gestire il singolo asset, permette di gestire i singoli asset che si hanno magari anche distribuiti in posizioni geografiche differenti rispetto per esempio al modulo che dopo andremo a vedere riferito al portfolio immobiliare. Cosa permette appunto? Quali sono i benefici e i punti di vista? Migliora senz'altro la produttività dei nostri asset, che siano building o che siano delle infrastrutture. Attraverso che cosa? Attraverso l'overview del portfolio immobiliare, attraverso la pianificazione della manutenzione basata sulle informazioni derivate dal processo BIM e grazie alla mappatura dei sistemi e delle risorse interne dei nostri asset. Migliora al tempo stesso il comfort e la sicurezza, perché permette un'ottimizzazione dei servizi indoor, la predizione delle esigenze degli occupanti, ed ecco che vengono tirati all'interno del procedimento gli utenti stessi dell'edificio che andranno in qualche modo a produrre feedback magari necessari e integrabili all'interno delle informazioni che possiamo portarci come bagaglio informativo nel nostro modello. E soprattutto consente in maniera anche real time la visualizzazione delle condizioni operative. Al tempo stesso consente l'ottimizzazione della sostenibilità, cioè va ad avere un occhio di riguardo e di controllo in maniera sistematica e unitaria su tutti quelli che sono i parametri che hanno a che vedere con questo mondo. Ora racconterò un paio di informazioni su alcuni dei moduli contenuti e delle funzioni contenute all'interno di Archibus stesso. Parlando di space management, che cos'è che consente di fare? Dobbiamo immaginare di importare il nostro modello BIM, ma anche CAD, perché è una soluzione tra l'altro compatibile anche con progetti bidimensionali che a loro volta vengono categorizzati. Possiamo immaginare una planimetria, ad esempio, invece che un modello stesso. Permette di ottimizzare gli spazi tramite il tracciamento e la gestione degli ambienti indoor in maniera più intelligente e rapida. Che cosa vuol dire? Vuol dire che io ad ogni spazio del mio edificio, per esempio, posso associarci un'etichetta, un valore, un nominativo e andare a categorizzare velocemente tutto l'ambiente indoor. Sia in termini di contenuto
ma anche di contenitore. Che cosa significa? Che più sarà dettagliato il mio modello, la mia planimetria, più potrò frammentare, rendere capillare la mia selezione sugli elementi stessi. E questo è assolutissimamente importante, perché è la prima volta che un flusso continuativo da quella che è la progettazione arriva a disposizione dell'utente stesso nel momento in cui io, ad esempio, andrò a creare un'applicazione riservata direttamente collegata alla planimetria o al modello per riservarmi un posto o prenotarlo in maniera diretta. Che cosa voglio dire con questo? Voglio dire che l'ambiente di Archibuzz, che è App Mobile User Friendly, consente di creare delle applicazioni dedicate che i gestori, per esempio, facciamo un esempio di un hotel piuttosto che di un ristorante, potranno importare all'interno dell'applicazione stessa per poter generare strumenti per la gestione e la prenotazione degli spazi. Ad esempio, dobbiamo immaginarci che questo tipo di risvolto. Questo tipo di risvolto dello space management indoor, inteso da Archibus, cioè si vuole portare l'utente stesso, l'utilizzatore o il gestore a creare applicazioni sulla gestione dello spazio direttamente collegati alla planimetria CAD o direttamente collegati al modello BIM, scavalcando quelli che sono i produttori, di soluzioni sartoriali che a loro volta sarebbero subentrate per creare applicazioni dedicate per la gestione, degli spazi indoor. Il proprietario del modello eSbuilt o del modello generato appositamente per l'uso e la manutenzione tramite Archibus potrà generarsi applicazioni riservate per poter coordinare, gestire o dare disposizione a chiunque dovrà utilizzare quello spazio per poter gestire, prenotare, visualizzare, controllare la disponibilità. Immaginiamo qualsiasi tipo di fatto operazione che si voglia eseguire in ambienti indoor. Ora ci trasferiamo sul concetto di asset management che permette Archibus, giusto per esplorare quelle che sono le più profonde potenzialità, soprattutto legate all'aspetto economico, quindi all'asset management legato al mondo del real estate. Che cos'è che consente Archibus di formidabile sotto questo punto di vista? Permette la gestione unificata del proprio portfolio immobiliare, quindi va a geolocalizzare tutti gli asset che si hanno a disposizione, fornendo una visione d'insieme sull'andamento economico-finanziario delle operazioni tramite un sistema di reportistica sovrapposto. Quindi si avrà un overview generale effettivo di come i singoli asset stanno producendo, i singoli interventi stanno avanzando, per poi diventare operativi e funzionali a quelli che sono gli obiettivi attesi del gestore immobiliare. Questo che cos'è che permette? Permette di controllare agevolmente la reportistica legata ai costi, per esempio ricorrenti e programmati ed effettivi per ogni singolo edificio, e permette il controllo della cash flow, sia delle operazioni immobiliari di compravendita che per le locazioni a lungo termine. Quindi bisogna immaginare di avere appunto a disposizione un cruscotto in cui tutti gli asset di proprietà della singola società di sviluppo immobiliare o che si occupa di gestione immobiliare possono essere inseriti all'interno di un'unica piattaforma dalla quale poter estrapolare tutte le informazioni necessarie legate agli aspetti della cash flow, quindi tutti gli in e tutti gli out associati all'edificio stesso. Questo che cos'è che consente? Consente di avere in un'unica soluzione l'overview dell'andamento del proprio portafoglio, avendone però il controllo capillare, perché a quel punto posso avere il cruscotto con tutta la reportistica, ma al tempo stesso poter individuare il perché o quali sono le problematiche legate ai singoli asset che, come la mappatura che potete vedere in immagine, riportata, stanno avendo dei deficit rispetto al resto.
Qua è un esempio della capillarità. Abbiamo scelto di presentare quella che è la console legata al rischio e alla sostenibilità. Cioè, a livello capillare, io fin dove posso andare a controllare il mio edificio? Perché un conto è associarci delle informazioni generali su come stanno andando, in qualche modo, come sta andando, la cash flow associata a un determinato investimento, e un altro conto è appunto entrare nel dettaglio specifico. Quali sono gli aspetti che posso controllare? Di fatto sono libero di associare qualunque tipo di informazione, anche in tempo reale al mio edificio stesso. Che cosa vuol dire? Lato sostenibilità e rischio. Per Archibus consente, tramite la piattaforma di sviluppo Autodesk, che è Autodesk Forge, di interagire con i dati in real time direttamente con derivati da sensoristica installata nell'edificio. Questo perché ha a che vedere con la gestione, con la gestione economica? Perché si possono andare a controllare quali sono quegli edifici che avranno dei costi di gestione e manutenzione o costi di esercizio più alti, associarli a magari delle prestazioni energetiche più scadenti e vedere che effettivamente ci sono delle problematiche associate a quell'edificio stesso, in quanto i costi legati al dispendio energetico sono particolarmente elevati. Cioè è una piattaforma che consente di avere al tempo stesso un overview generale, ma anche andare a verificare quali sono le cause, tramite magari sensoristica, all'interno dell'edificio stesso, che mi va a denotare che ci sono delle problematiche dal punto di vista delle prestazioni energetiche. Quindi quelle prestazioni energetiche scadenti diventano economicamente un impatto negativo che si tramuta in una cash flow che in qualche modo sta andando negativamente. E io dal cruscotto unitario, dalla console di Archibus, posso arrivare ad averne il controllo in questi termini, generando al tempo stesso il digital twin del mio asset, perché essendo interoperabile con Autodesk Forge, si ha la possibilità di interagire con dati real-time provenienti da IoT. Questo è un po' un discorso un po' articolato, me ne rendo conto, però per dare l'idea di che tipo di informazioni incrociate e trasversali è in grado di gestire la piattaforma e quali operazioni consente all'utente stesso di poter sviluppare. Chiaramente ci sono degli elementi che non per forza derivano da sensoristica in termini di condizione di conservazione dell'asset stesso. Tramite applicazione dedicata, Archimas consente anche di individuare quali sono gli stati manutentivi generale, la manutenzione richiesta, la pulizia, la messa in sicurezza di determinati aspetti che tramite sensori non è possibile o non facilmente possibile reperire. Quindi la comunicazione, l'assegnazione di una malcondizione di conservazione può anche essere sviluppata tramite applicazione stessa e messa in comunicazione con gli elementi BIM del modello BIM presenti e importati in Archibus. Per fare un esempio, il corrimano della scala non è funzionante, è rotto, sarà sufficiente tramite applicazione dedicata accedere al modello, segnalare il malfunzionamento e generare un report direttamente integrabile, come vedete a schermo, all'interno di una lista con l'assegnazione della priorità e dell'urgenza di intervento che l'operatore addetto alla manutenzione dovrà eseguire per poter ripristinare la problematica. Tutte queste segnalazioni possono essere raccolte in un modulo apposito che appunto è il planner della manutenzione predittiva di Archibus stesso, affinché nel tempo possano essere associati a un piano, a un Gantt, per appunto l'ottimizzazione dell'uso delle squadre di lavoro che gestiscono le risorse in maniera integrata all'interno dell'edificio stesso. Una volta eseguita l'opera di manutenzione, il manutentore stesso potrà rimandare
tramite applicazione dedicata l'informazione di avvenuta manutenzione. Conseguentemente il planner si aggiorna e si ha sotto mano il cruscotto di stato avanzamento lavori di manutenzione all'interno del building stesso. Grazie a tutti per l'attenzione. Io direi che posso lasciare uno spazio alle domande. Adesso provo a vedere se effettivamente ce ne sono state. Bene, grazie. Vediamo se ci sono domande. Direi di no. Tutto chiaro. Tutto chiaro, forse ho tagliato un po' troppo, sono stato un po' riassuntivo. Direi che non ci sono domande, quindi grazie Alessio Sarcina. Grazie a voi. Ti sentiamo Roberto, molto male? Dicevo, auguro a tutti. Forse è arrivato un problema. Archibus dà la possibilità di fare anche analisi di tipo predittivo? Allora, Archivas dà la possibilità di fare analisi anche di tipo predittivo. Beh, dipende di che sensoristica vai. Sì, la risposta è sì. Dipende da che sensoristica vai dotando però il tuo building, il tuo edificio. Se il sensore permette di rilevare un malfunzionamento che poi è associabile a un'ipotesi di stop improvviso che poi genera un problema e magari tramite applicazioni di intelligenza artificiale istruita a riconoscere che quel tipo di segnale effettivamente sta per tramutarsi in uno stop, in un blocco, ipotizziamo, dell'ascensore. Allora sì, puoi intervenire in maniera predittiva. Più che Archibus stesso, ritornando al discorso, provo a ritornare un attimo alle slide, che sono stato molto rapido. Quando parliamo dell'integrazione con Autodesk Forge, che è la piattaforma di sviluppo, che è la piattaforma di sviluppo Autodesk, qui si apre uno scenario abbastanza ampio, perché qualsiasi di fatto operazione legata al mondo dei dati, al mondo dello sviluppo sartoriale, può essere eseguita. Quindi da capire un secondo che tipo di informazioni hai a disposizione, che tipo di sensori e che tipo di tool puoi sviluppare in Forge per poter arrivare ad avere quel tipo di risposta. Non so se mi sono spiegato. Tutto chiaro, grazie. Un'altra. Non ho capito come vengono trasferite le informazioni del modello as-built e il software. Dal modello as-built e il software. Tra il modello viene importato direttamente e sono leggibili. Adesso non so, non riesco a vedere bene le domande, sinceramente, perché sono tutte compresse, non posso allargarle. È perfettamente interoperabile, cioè nel senso il modello può essere preso, inserito direttamente in Archibus e il flusso di dati è garantito. Sarà possibile rivedere la registrazione del webinar? Sì, sarà prossimamente sarà poi pubblicato su 01 Building. Il linguaggio deve avere il dato per interfacciarsi con Archibus? Linguaggio si intende il formato, immagino, il formato può essere è co compatibile con Revit, ma anche con l'EFC, compatibile anche con gli shape, per esempio, con gli shapefile, quindi con tutta la gamma dei prodotti Esri. Non so anche qui se ho risposto. Tra l'altro ci sono due tipologie di flussi dati, perché ci sono anche i dati che puoi mappare internamente a Archibus, che sono tutt'altra operazione. Ad esempio, quando prima parlavo del dato che io vado leggendo dal cruscotto sostenibilità,
e vedo che c'è un deficit e l'analisi di deficit economico, la correlazione tra questi due elementi è una correlazione interna ad Archibus stesso, non è esterna o non è garantita in qualche modo da un'applicazione che ne deriva da fuori, perché solo in quell'ambiente lì ho la possibilità di leggere molto velocemente se ho organizzato i modelli in quel modo, se ho riportato le informazioni in maniera corretta. Chiaramente questa operazione è da eseguire ogni volta, non lo fa. Non è un automatismo di generazione di un digital twin, per capirci. E soprattutto i dati, la correlazione tra i dati stessi è un'operazione che l'operatore che sta gestendo il building, o l'asset direttamente in Archibus va eseguendo. E quindi sei tu che leggi la correlazione, ma è un flusso interno ad Archibus, non è che deriva dal BIM piuttosto che da altre situazioni. Quindi No, anche. a questo punto su Archibus posso avviare anche attività di manutenzione o lo faccio su Forge? No, puoi avviarlo direttamente da Archibus. Il planner asse puoi assegnare all'operatore, al manutentore una determinata tipologia di attività tramite, il planner, che è questo che vi sto proiettando in questo momento. Puoi organizzare le squadre di lavoro, quindi la persona viene in qualche modo inserita nell'iter all'interno della piattaforma e gli viene assegnata una determinata operazione da dover eseguire. Quello che si stanno sforzando tanto di migliorare e di raggiungere è proprio questa, sicuramente, l'app friendly, quindi sviluppare il più possibile l'app dedicata da cedere e fornire a colui che dovrà comunicare tramite piattaforma stessa e invece colui che gestisce al tempo stesso la piattaforma per poter dare indicazioni al manutentore. Non bisogna programmarlo tramite Forge e poi andare perché diventa complicato, è semplificata la situazione. È possibile associare un programma esterno per la contabilità degli interventi che si vanno a compiere nel periodo di gestione dell'immobile? Qua bisogna vedere, questa inizia già a essere particolare. La risposta è un potrebbe, bisogna vedere bisogna vederlo, questo, perché ci sono più risposte in realtà a questa frase, perché quelle informazioni possono transitare al modello BIM. E il modello BIM ridarle ad Archibus, quelle informazioni, se hai bisogno di un overview, possono transitare agli shape, adesso diventa complicato, e dagli shape importarle, visualizzarle, magari bisogna studiare i flussi, la tipologia di software, i formati, e capire un attimo come farli parlare. Però sì, ripeto, la possibilità sicuramente c'è, perché essendo interoperabile con Forge, da lì si apre tutto il richiamo API possibile praticamente. Questa è una domanda relativa che si aggancia uno di prima, passiamo dal modello IFC o RDT, eccetera, era quella relativa a, salve, non ho capito come vengono trasferite le informazioni No, da. puoi sia col modello Revit che col modello IFC. Tutti e due i formati sono supportati. Poi, no, adesso riesco a leggerle anch'io. Leggo Il costo. il costo, tra l'altro, è diviso per moduli e questo non so se sono totalmente Andata via autorizzato. rubata, se interessante. Esatto, non so, sono autorizzato a diffonderlo così. Ah, comunque. Allora, Sei in un grande sì. impianto di ristorazione collettiva in cui le attrezzature sono dotate di modulo IoT 4.0, sarebbe possibile avere l'integrazione con Archibus per la gestione barra visualizzazione? Sì, certamente. La risposta è sì, transitando da Forge, di Autodesk.
dati che Quindi internamente. sarà possibile sartorialmente prendere il dato del sensore, mandarlo, farlo leggere da Forge, linkarlo al modello o alla planimetria, dipende che cosa sia. Sono tutti pseudo sviluppi, comunque non è garantito, si può fare, ma non è un'operazione che con estrema semplicità viene eseguito, e comunque a quel punto lì, con i dati real time, è un digital twin della realtà, e quindi non è un'operazione semplice. I dati che internamente mappa Archibus possono essere esternalizzati? Posso fare un export, si intende, di come ho categorizzato una planimetria? Questo si intende? Cioè, se ho preso una planimetria che deriva da un CAD e ho diviso gli ambienti, li ho etichettati, li ho chiamati in un determinato modo, ci ho associato determinate informazioni, posso fare un export? No. Non è arrivata la. No, quelli che mappa in automatico. Nessun dato viene mappato in automatico. In che termini? No, no, forse non ho compreso la domanda. Anche I dati non sono mai automatici. Le mappature dei dati. Devi direi volerlo fare. consiglierei Gianni P se ha maggiori informazioni di Sì, può sì. contattarci direttamente. Senza problemi. Wantima ha effettuato opere di personalizzazione degli ambienti di condivisione dati direttamente interoperabili anche questi ambienti con Archibus e con sistemi SAP, per esempio. Quindi, Bene. anche per rispondere in maniera generale, le integrazioni e le interazioni sono sempre garantite, ma nel 90% dei casi, poi dipende appunto caso specifico tu caso specifico, ma sono opere di sviluppo sartoriale o di tool o di software o di linkaggio tra i dati e i modelli o le planimetrie o gli shape direttamente per quanto riguarda i dati GIS. È prevista quindi un'integrazione con i moduli SAP, ad esempio Quello prodotti è quello che stavo CAD/CAM? dicendo. È possibile tramite Forge. La risposta è sì. Si può tramite Forge garantire l'interoperabilità. Comunque, chiunque avesse ulteriori informazioni può rivolgersi direttamente Volentieri, a. assolutamente. Alessio Sarcina di One Team, proviamo a rispondere alle varie domande. Appunto. Bene, ancora grazie. Ringrazio a E tutti buona serata a per. tutti. Grazie a voi, spero di essere stato chiaro per quanto possibile. Grazie mille.